Addirittura c'è anche il dry needling, volendo, dove si può prima passare il needling, quindi a secco, ovviamente dopo aver disinfettato e deterso la cute, e poi si applica il prodotto e si massaggia, tanto penetra comunque, quindi non c'è bisogno di fare questa cosa. Questa cosa riduce l'attrito in realtà, ma non è che il prodotto, se lo mettiamo mentre passiamo la penna, penetra di più. Ecco, io per esempio qua non avevo creato nessun rossore e sta arrivando il rossore, come qui. For me.